Ed eccoci qua ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qua già con più luce perché ho fatto dei lavori nello studio. Non siamo 100% terminati, ma siamo a buon punto. Devo ancora trovare le altezze più giuste per fare video e work in progress, ma ce la faremo. Anche perché non mi piace molto avere il telefono qua per la ripresa. Però siamo qui oggi a parlare del Ring Intercom. Quello che serve per portare al passo eventuali citofoni che si sono fermati a 20-30 anni fa, se sono compatibili con lui. Andiamo ad aprire la scatola del prodotto e vedere all'interno cosa c'è. Apriamo tutto quanto, vediamo già un bel packaging, direi tirar su, fatto proprio così, perfetto. Andiamo a tirare fuori, all'interno non c'è nulla, si apre a libro, quindi bene. Come vediamo c'è già un cavetto per la ricarica dell'intercom, che è una batteria integrata. Abbiamo anche micro cacciavite, figo, con la punta a stella e a taglio per poter fare le nostre regolazioni. Diversamente abbiamo i manualetti di istruzioni che non ci interessano, via. Andiamo anche a vedere che abbiamo un pacchettino con il numero A, con la lettera A. Andiamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo due tasselli con due viti che ci permetteranno di poter fissare al muro il nostro intercom se non vogliamo sfruttare il biadesivo che c'è sul retro del prodotto. Abbiamo 1, 2, 3 attacchi per poter interconnettere il nostro ring intercom con tutto il nostro tema citofonico. Non so neanche se esiste il termine, ma va bene. Andiamo a tirare fuori il nostro dispositivo e andiamo a vedere come è fatto. Allora, lo vado ad aprire. Già l'impacchettamento già carino, ci sta, fatto bene. Qua ci mostra come poter andare ad aprire l'intercom. Ottimo che ci sia questo, perché ci va a indicare che il prodotto è ancora sigillato, non è mai stato usato, quindi buono. Andiamo a tirarlo via, andiamo a tirar su. Lui è appoggiato con una calamita, quindi non preoccupatevi, sarà molto facile metterci mano. Qua sopra, sulla parte on top del prodotto, abbiamo il nostro pacco batterie. Basta schiacciare il pushettino per poter estrarre la batteria dal suo packaging, dal suo allocamento. Qua sopra abbiamo il nostro innesto micro USB per la ricarica. Io mi aspettavo ci fosse già un tipo C, invece abbiamo ancora un metodo di ricarica abbastanza antico, però vabbè. Sul retro vediamo che ci va a indicare per l'appunto il livello di stato di carica della batteria con due colori, rosso in carica, verde carica, quindi immagino che qua sopra, mettendo in carica il nostro pacco batterie, ci andrà a indicare se è carico o meno. Andrei ad effettuare a questo punto l'installazione. Ok, ci spostiamo su un tavolo per fare la configurazione dell'applicazione Ring. In questo caso io andrò a creare il mio account con un indirizzo di posta elettronica che già ho. Andrò ad inserire i miei dati, quindi faremo continuo per andare avanti. Ci chiederà il paese nel quale viviamo, quindi facciamo Italia continua. Ci chiederà per appunto l'indirizzo email che vogliamo operare. Entrò a mettere il mio indirizzo email e andremo a inserire nuovamente l'email. Ok, inserite l'email, andremo a dare la conferma. Creeremo una password per l'autenticazione del nostro account. Ok, inserite la password, vediamo se la password corrisponde. La posta è stata creata, andiamo a accettare l'email che arriva sulla nostra posta elettronica. Andiamo ad accettare l'email che ci chiederà di verificare la posta elettronica. Facciamo verifica ora. Qualsiasi browser da computer, cellulare, va più che benissimo. Facciamo il login, quindi rimetteremo la nostra email. Inserita l'email faremo avanti, metteremo la nostra password che abbiamo scelto per poter fare la registrazione e facciamo il login. Ci manderà un ennesimo codice di conferma sulla posta elettronica. Attendiamo l'arrivo del codice di conferma. Una volta arrivato il nostro codice di conferma, andremo semplicemente a inserirlo. Quindi nel mio caso lo vado a inserire e faremo codice di verifica. Ok, abbiamo verificato il nostro indirizzo, perciò faremo l'accesso e andremo a inserire tutte le nostre credenziali. Ok, poi per poter sfruttare l'associazione da Amazon, quindi Alexa, quant'altro, dovremmo abilitare il Ring Skill. Faremo accetto e continua e abbiamo finito. Ora torneremo sulla nostra applicazione, faremo la verifica in due fattori perché l'ho abilitata, quindi continua. Aspettiamo che mi arrivi il codice. Una volta inserito il mio numero di telefono, ricevuto per l'appunto il codice conferma, ci dirà se vogliamo configurare un dispositivo Ring. Clicchiamo qua sopra, andremo ad cercare
il nostro dispositivo, quindi in questo caso facciamo praticamente il primo risultato e poi facciamo son pronto a scansionare. Andiamo avanti, andiamo a scansionare il QR code che c'è sopra il nostro prodotto, così lui va a capire che prodotto abbiamo e infatti vede Intercom rilevato, ci dirà esattamente cosa fare. Quindi prima cosa, configuriamo la tua posizione. Ok, direi che in questo caso è casa. Facciamo continua e andremo a mettere il nostro indirizzo. Ci chiederà la posizione della nostra città, quindi diamo conferma su Cuneo. Posizione salvata. Ora ci chiederà in quale ingresso il dispositivo Intercom controlla l'accesso, quindi faremo l'ingresso. Ora ci chiede prima cosa caricare la batteria in dotazione. Ok, andiamo ad accedere al dispositivo, quindi inseriamo la batteria all'interno del nostro Intercom. Facciamo accedi al dispositivo. Attendi che citofono entri in modalità configurazione. Quindi andiamo ad accedere qua sopra, perfetto. Come potete vedere il nostro prodotto alla luce accesa di blu. Ok, ora sta lampeggiando, quindi facciamo sta lampeggiando di blu. Quando ti verrà richiesto praticamente configurare l'accesso wifi. Ok, andiamo a configurare il nostro accesso wifi quando ce lo richiederà. Per appunto, attenzione che il ring intercom funziona solo con una connessione da 2.4 GHz. ok, consentiamo. Trovate la nostra rete, andremo a inserire la nostra password. Una volta copiata la password, io la vado inserire, facciamo continua. Ora lui sta facendo la configurazione con il nostro ring intercom. Ok, operazione uscita, ring intercom è connesso alla rete. Ci andrà a indicare tutte le soluzioni passo passo per la costruzione e l'inserimento del nostro prodotto. Ok, iniziamo l'installazione. Quindi installazione, lavorerà con i cavi elettrici durante, attenzione, state attenti. Quindi ora, se non sapete cosa fate, per l'appunto, attenzione, ho soprattutto fatto fare da qualcuno che lo sa fare, quindi continua. Rimuovi la custodia, lui ti va a spiegare esattamente tutto. Spostiamoci a fare tutto quanto. Allora, una volta inquadrato quello che è il nostro citofono, quindi scoperto qual è il nostro modello, nel mio caso è un Urmet, andremo anche a selezionare qual è il nostro tipo di prodotto per poter andare a capire come effettuare il collegamento, che io ci ho fatto per questioni di comodità. Giù in basso io ho quello che è il codice del prodotto, comunque ve lo riporta anche sull'interno della confezione, dipende un pochettino dal prodotto. Andiamo a far continua, scegliamo il numero del marchio, quindi come io ho detto io andiamo a fare Urmet, quindi ci dirà di scegliere quale tipo di cavo per poter fare la connessione. Ce ne sono tre tipologie, nel mio caso era la A. Faccio scegli numero, gli do, ok, gli do il modello che è un 730. Come potete vedere c'è scelta tra 1 e 2, nel mio caso è l'1. Ci dice di usare per appunto il cavo A in dotazione. Faccio continua. Andiamo ad inserire il cavo, io l'ho messo in questa maniera perché mi è più comodo. Come potete vedere ci va a indicare tutta quella che è la morsettiera, tipo di colore, in che punto va a inserirsi. Mi raccomando, come già detto, se non siete elettricisti, non sapete cosa fate, mi raccomando, attenzione. Facciamo continua, vi dirà di tirare un pochettino i fili per controllare che siano fissi. Fate continua, andremo a collegare il cavo nella sua morsettiera. Collegato il cavo nella morsettiera, facciamo continua. Continua ancora, fissato poi l'intercom, ci dirà di chiudere la custodia. Poi facciamo ancora continua, adesso ci dirà di inserire anche la custodia. Proseguiamo con la nostra configurazione guidata, quindi facciamo continua e lui ci chiederà di andare a fare il test del citofono dal di fuori. Arrivati all'esterno andremo a procedere con il nostro test, quindi facciamo inizia il test, facciamo la luce lampeggia perché so già che lampeggia e adesso gli diremo sono al piano terra, quindi sono al piano terra. Adesso dovremo andare a premere il nostro pulsantino per confermare il fatto che sia configurato correttamente. Quindi schiaccio il mio citofono, attendiamo che arrivi la chiamata, gli diciamo guarda, ho premuto il pulsante, quindi sta rilevando la chiamata. Rilevato correttamente, ora potremo aprire la nostra porta e siamo aperti. Porta fissi aperta, perfetto. Tiriamo giù le somme, è passato un mese dalla quale utilizzo il ring intercom di Amazon. La batteria è assolutamente capiente, si va ad consumare un circa un 20-25% di batteria al mese. Funziona molto molto bene, ho già ricevuto delle tra virgolette chiamate da parte del citofono anche distante tra virgolette una regione, con il fatto
che adopera il wifi e che tutto passa tramite internet, la chiamata è comunque sempre molto chiara e precisa. Mi è capitato solo una volta, nella quale ero nella mia abitazione, che venisse fatta una citofonata proprio rapidissima e non ha rilevato pienamente il citofono. Nel complesso sono molto soddisfatto, secondo me è un'ottima soluzione per chi lavora e magari sta tanto fuori e non può far reperire pacchi più grossi di eventuali corrieri, o deve per appunto lasciare l'accesso alla sua abitazione, che magari è indipendente e ha due porte autonome elettriche. Può dare una chiave di ingresso alla persona selezionata e limitarne l'uso, gli ingressi o i giorni di utilizzo. È un'ottima soluzione anche per quelli che sono i B&B o gli Airbnb. Detto questo, io sono veramente tanto 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 contento di questo acquisto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Per tutte le funzioni sempre dal Ring Intercom, tramite le applicazioni, anzi tramite l'applicazione, si possono abilitare tutte quante, compresa quella per quanto riguarda l'apertura della porta in autonomia da parte dei corrieri di Amazon. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!